Buongiorno e benvenuti a questa conversazione che riguarderà la programmazione della statistica ufficiale con possibili strumenti di miglioramento. Io mi presento, sono Maria Pia Sorbillo, la dirigente del servizio coordinamento del SISTAN presso l'Istat. Sono lieta di avere qui due colleghi e anche due esperti che conoscono bene il sistema e ci potranno dare degli spunti interessanti sul tema di oggi. Inizio a presentarli, Valentina Gualtieri, la responsabile del servizio statistico dell'INAP, National Project Manager del programma PIAC dell'OCSE per la valutazione delle competenze degli adulti ed esperta della pianificazione e dell'analisi di indagini sociali. Abbiamo poi Paola Ciari, dirigente presso la Direzione Studi e Ricerche Economiche e Fiscali del MEF Dipartimento Finanze, responsabile dell'Ufficio di Statistica. La sua expertise specifica è nel campo delle analisi statistiche sulle dichiarazioni fiscali e dell'analisi economica della fiscalità. Presso OCSE è anche presidente del Working Party on Tax Policy Analysis and Tax Statistics ed è membro del Bureau della Task Force sull'economia digitale. Vi ringrazio della presenza. Io inizierò con due parole introduttive, prima di dare a voi la parola su due questioni specifiche. Vorrei dire due parole sul Programma Statistico Nazionale, d'ora in poi PSN per brevità. Dunque, il PSN è l'atto di programmazione in cui sono stabiliti i lavori statistici di interesse pubblico. Serve anche identificare le rilevazioni con obbligo di risposta e i relativi criteri di sanzionabilità. Una funzione molto importante per i lavori che trattano dati personali è anche quella di informativa nei confronti degli interessati, in maniera tale da essere ottemperanti alla normativa europea e nazionale. Il primo passo per l'approvazione del PSN è la definizione dei lavori. Su questo concentreremo oggi la nostra attenzione. Il documento segue poi un iter molto articolato, che vede coinvolti diversi organismi, il COMSTAT, la COGIS, la Conferenza Unificata Stato, Regioni, Autonomie Locali, poi il Garante per la Protezione dei Dati Personali e il CIPES. Infine, il PSN raggiunge il Ministero della Pubblica Amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica per entrare poi in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo iter è molto complesso. Significa che può essere anche molto lungo, come effettivamente è accaduto in passato, il che è ovviamente un problema per un documento di programmazione. Negli anni recenti, Istat ha cercato di investire il più possibile per ridurre questo problema. Ha lavorato quindi molto con il Garante, con la predisposizione delle valutazioni di impatto, con il progetto sulla pseudonimizzazione, con la semplificazione dei prospetti informativi che sono stati rivisti. Si è anche modificata la procedura con l'invio del PSN in parallelo ad alcuni dei soggetti coinvolti nella sua valutazione. Tutto questo ci ha consentito di ridurre la durata dell'iter complessivo di circa 13 mesi, ma ancora non è abbastanza, quindi continueremo a lavorare in questo senso. Al di là delle procedure, il cuore del PSN sono naturalmente i suoi contenuti e quindi la fase di definizione dei lavori. Qui entrano in gioco i circoli di qualità. Ne abbiamo 16 gruppi tematici coordinati da Istat, ai quali partecipano gli enti SISTAN produttori di statistica ufficiale, che spesso sono anche utilizzatori, tra cui naturalmente l'INAP e il MEF, insieme anche ad altri enti di particolare rilievo. I circoli hanno un compito molto importante, che è quello di analizzare la domanda e l'offerta di informazione statistica da presentare poi con il Programma Statistico Nazionale. E ora vengo alla mia domanda. Alla luce della vostra esperienza nei circoli di qualità e nell'ambito anche dei vostri uffici di statistica, quali suggerimenti vorreste dare per rafforzare l'efficacia dei circoli come sede di discussione, di scambio di esperienze e anche di ideazione di nuovi lavori, magari in collaborazione tra gli enti del SISTAM? Ora darei prima di tutto la parola a Valentina per poi sentire l'opinione di Paolo. Prego. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie a Maria Pia e grazie per l'invito a questa conversazione su un tema che a mio avviso è molto rilevante, appunto perché è la programmazione della statistica ufficiale.
Come sappiamo, appunto, la programmazione gioca un ruolo fondamentale nella definizione dei lavori statistici di interesse pubblico e l'ottica è soprattutto quello dell'incontro tra domanda e offerta di informazione, soprattutto in una logica, diciamo, di razionalizzazione della produzione. Come ente di produzione statistica, l'INAPP ha sempre ritenuto estremamente utile la partecipazione ai circoli, fondamentalmente perché grazie, diciamo, alle riunioni dei circoli ha avuto spunti di riflessione per migliorare i propri lavori e ha avuto anche, diciamo, l'opportunità di confrontarsi con esperti dei settori che hanno condiviso, diciamo, esperienze. Come ha detto Maria Pia appunto nell'introduzione, INAPP non è solo produttore di informazione statistica, ma è anche utilizzatore per le sue attività di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e diciamo, l'occasione dei circoli di qualità riveste un ruolo importante anche nella visione diciamo, di utilizzatore, perché in questi momenti di confronto si può prendere, diciamo, informazione di ciò che viene prodotto dagli altri enti, dall'Istat e dagli altri soggetti del Sistan per il lavoro appunto di analisi e di analisi empirica fondamentalmente basata su dati che provengono dalla statistica ufficiale. Premesso questo, quindi è ovvio che io ritengo estremamente utile l'attività dei circoli, estremamente utile le riunioni che i circoli fanno periodicamente, appunto, sia come momento di confronto che in un'ottica proprio di programmazione razionale della produzione statistica. Devo sottolineare che l'emergenza Covid ha avuto, diciamo, delle ricadute negative non solo sul paese, ma anche sull'attività dei circoli di qualità. E questo perché, appunto, a causa dell'emergenza Covid, ormai sono quasi 2 anni che non vengono svolte le consuete riunioni, appunto, dei circoli di qualità che, come ho descritto, erano momenti molto importanti. Sono state sostituite le riunioni da scambi fondamentalmente di informazioni via mail, che però non hanno, diciamo, la stessa efficacia e possono in qualche modo creare problemi di depotenziamento, diciamo, dell'attività dei circoli. Quindi un primo suggerimento è quello di pensare, considerando che purtroppo non sappiamo quando questa emergenza finirà, è considerare, insomma, metodologie o tecniche alternative per poter comunque condurre l'attività di pianificazione dei circoli andando a sostituire quelle che erano le riunioni in presenza con altri strumenti. Se poi devo riflettere, diciamo, ad eventuali altri margini di miglioramento dell'attività dei circoli, sottolineando che comunque l'attività che viene fatta ha già dei livelli di qualità elevatissima, penso che bisognerebbe fare una riflessione diciamo, una maggiore interazione tra i 14 circoli tematici. I 14 circoli sono stati individuati, diciamo, come una partizione esaustiva dei temi che di interesse pubblico, solo che vi sono, soprattutto nell'ambito di stessi settori, dei circoli che trattano materie molto simili e molto sovrapponibili tra loro. Vi faccio l'esempio del circolo lavoro, il circolo condizioni di vita e popolazione, il circolo istruzione e formazione, che hanno al loro interno dei lavori, diciamo, che interessano e possono interessare anche altri circoli. E per questo io stimolerei, diciamo, una maggior collaborazione e condivisione di informazione tra i differenti circoli. Questo potrebbe essere fatto tramite dei coordinatori.
potrebbe essere fatto da figure terze, appunto, che analizzano i lavori presentati da ciascun circolo e poi condividono l'informazione con gli altri circoli. Ci sono, insomma, vari metodi per poter permettere che l'informazione circoli in maniera più fluida tra i differenti circoli di qualità. Un altro, diciamo, invito sempre teso a migliorare un'attività già, che ripeto, ottima a mio avviso, è cercare in qualche modo di comprendere come far collaborare più i soggetti del SISTAN e quindi i soggetti produttori di statistica ufficiale. Questa attività di maggior collaborazione potrebbe portare ad avere una razionalizzazione degli non citati ma conosciuti 800 lavori che compongono il PSN. Certo, i lavori sono tanti perché c'è tanto da conoscere e tanto da sapere, però un lavoro di maggior analisi e approfondimento dei contenuti dei lavori, finalizzato a verificare e a stimolare una collaborazione tra i soggetti, e quindi anche in un'ottica proprio di contitolarità e collaborazione nella realizzazione di un lavoro, potrebbe essere auspicabile. Diciamo che per questa domanda mi fermerei qui, grazie. Bene, grazie, abbiamo già diversi spunti. Sono sicura che Paolo li arricchirà ulteriormente. Prego. Grazie mille Maria Pia, grazie dell'invito, siamo molto contenti di partecipare oggi. E sulla domanda in questione, io farei un passo indietro per capire spesso la situazione degli uffici di statistica, in particolare quelli degli uffici centrali, per capire come si relazionano con i circoli. Diciamo, pensando al decreto legislativo del 1989, secondo me si è avuta una grossa evoluzione in questi anni. Quello che partiva con un'enfasi sulla qualità della statistica, cosa assolutamente fondamentale allora e adesso, diciamo, questa enfasi però secondo me si è un po' spostata oggi su altre priorità che gli uffici di statistica vivono quotidianamente, un po' perché il primo utente, quindi il primo che fa le domande di ricerca, diciamo, agli uffici di statistica, in realtà il decisore politico dell'organo di appartenenza e via via a cascata la gerarchia, quindi i superiori. E questo non è negativo, secondo me è positivo. Significa che le decisioni dei policy maker sono sempre più basate sui dati e sulle analisi statistiche, che è assolutamente fondamentale. Questo però un po' appunto pone tantissimo l'enfasi sulla tempestività. Decisore politico veramente o anche i vertici dell'amministrazione chiedono analisi con una tempistica neanche né, non di anni né di mesi, ma neanche di settimane, spesso giorni o spesso nel giro di un paio di giorni. Questo mette molto sotto pressione gli uffici. Devo dire, spesso le competenze ci sono e quindi si fanno gli sforzi e si riescono anche a dare risposte, anche grazie al lavoro di programmazione annuale che viene fatto. Questo quindi, tornando a quello che succede nei circoli, spesso vedendosi annualmente si vanno a proporre lavori statistici già di fatto in cantiere da tempo, proprio perché fatti in risposta magari all'input dei vertici. E quindi anche i circoli subiscono di fatto questo ritardo. E quindi diventano solo, diciamo, uno strumento che avalla un'attività di ricerca che si è intrapresa durante l'anno per rispondere a queste domande tempestive. Un mio suggerimento potrebbe essere quello di trovare altre forme nell'ambito dei circoli di qualità per stare al passo con le attività degli uffici di statistica, cioè una sorta di magari di questionario molto molto leggero da far circolare periodicamente agli uffici di statistica, chiedendo, tra virgolette, cosa bolle in pentola, cioè su cosa state lavorando,
Perché spesso ci si accorge che magari enti diversi lavorano sulle stesse priorità. Pensiamo ad esempio a quello che è successo con l'emergenza Covid, i vari decreti sui contributi a fondo perduto. Lì noi ci siamo trovati a collaborare con INPS, un po' con il rapporto bilaterale, però probabilmente la collaborazione con altri enti sarebbe stata anche utile e ovviamente questo era incompatibile con i tempi annuali dei cicli. Quindi ecco, diciamo, trovare qualche modo per scambiarsi un po' più tempestivamente i lavori che si stanno facendo, in modo ecco, da capire se ci sono spazi di collaborazione. Questa può essere una proposta. Grazie. Benissimo, grazie. Io ho preso molti appunti mentre voi parlavate. Vedo che il tema della condivisione è comunque molto forte, sia all'interno dei circoli, ma anche, diciamo così, extra circoli, oppure pensando a delle riunioni di circoli più frequenti nel corso dell'anno, quindi non concentrate unicamente in prossimità del PSN, della definizione del PSN, ma insomma più dilazionati nel corso dell'anno e anche e specialmente in occasione di eventi eccezionali, ecco che può essere il Covid, ma noi sappiamo bene che probabilmente ce ne saranno anche altri in futuro. E poi Paolo ha posto giustamente l'accento anche sulla questione degli utenti. Allora, benissimo, i decisori pubblici, senz'altro, la propria amministrazione di appartenenza sono d'accordo nel darne una valutazione positiva perché significa che l'ufficio di statistica riesce e viene valorizzato, ecco, anche all'interno della propria amministrazione diventa un fornitore indispensabile di dati anche per le decisioni che devono prendere le altre direzioni. Quindi concentriamoci un attimo proprio su questa questione, la questione degli utenti. Siamo d'accordo, credo tutti, che per la statistica ufficiale è fondamentale poter cogliere in maniera tempestiva le esigenze informative. Sul tempestivo poi forse questione di pochi giorni, come diceva Paolo, sarebbe bello, ma non credo che sarà possibile, però sicuramente potremo cercare di essere più tempestivi, anche cercando di prevenire alcune richieste, no? Grazie alle nostre conoscenze, alle antenne che abbiamo nella nostra amministrazione. Certamente il caso della crisi Covid è un caso eclatante, no? Che ha richiesto delle risposte molto, molto veloci, ma io penso che anche quello che avverrà per il PNRR dovrà dare una forte spinta alla statistica, una forte spinta anche alla interlocuzione tra gli enti produttori, proprio per evitare di duplicare le iniziative e gli sforzi. C'è poi anche un altro grande tema, che è quello della diffusione, no? La diffusione dei dati, delle analisi che su questi dati vengono svolte, sempre nell'ottica di evitare di ripetere delle attività che magari sono già state svolte presso anche altri enti. Talvolta è piuttosto difficile reperire queste informazioni, non sono facilmente accessibili. Per un certo periodo è stata attiva la Commissione degli utenti dell'informazione statistica, attivata presso l'Istat. Questa è stata un'esperienza che ha dato dei risultati importanti, voi la conoscete, ma anche mostrato dei punti deboli. Oggettivamente una certa rigidità organizzativa e forse anche una certa difficoltà nel trattare dei temi altamente specialistici, come si è data un po' anche la composizione tosta eterogenea della commissione. Ora qui vengo nuovamente a voi. Voi pensate che un ampliamento dei circoli nella direzione di includere in maniera strutturata anche una rappresentanza di utenti potrebbe essere utile? O pensate che sarebbe più opportuno disegnare un nuovo strumento di ascolto, più focalizzato, in grado di raccogliere nuovi fabbisogni non solo di dati, come dicevo, ma anche di analisi e di approfondimenti? Questa volta farei iniziare Paolo, così realizziamo la parità di genere anche nell'ordine degli interventi. Prego. Grazie Maria Pia. Sì, per quanto riguarda la diffusione dei dati e anche la capacità di intercettare la domanda, effettivamente penso che attualmente ci sono ancora delle criticità. Un po' è anche il discorso che facevi tu prima, ossia che faceva anche Valentina prima.
Cioè, c'è comunque una tale vastità di produzione statistica per cui l'utente spesso fatica a trovare quello che cerca, non perché magari non esiste, ma proprio perché si perde un po' nel mare, no? della statistica ufficiale. Secondo me, diciamo, per quanto riguarda le statistiche diffuse dall'Istat, lì l'utente ha molti più strumenti per trovare quello che cerca, perché un po' il sito dell'Istat è ben strutturato e poi c'è anche il portale dati.istat.it che dà una visione completa di tutta la statistica prodotta dall'Istat. Per quanto riguarda invece gli altri enti del Sistan, lì è un po' più complicato per l'utente, perché molto spesso le informazioni sono un po' diffuse tra i vari siti istituzionali dei tanti produttori di statistica ufficiale. Quindi, a mio avviso, qui c'è un'ottima esperienza che è quella dell'Hub della statistica ufficiale, che da qualche anno è in funzione e che, a mio avviso, potrebbe essere potenziata. E qualche giorno fa discutevamo con te proprio, si diceva che proprio in questa conferenza di statistica sarà presentata una nuova versione dell'Hub che io saluto assolutamente come un'ottima notizia. Perché diciamo, riuscendo a mettere nell'Hub la gran parte, quelli più significativi, i prodotti degli enti Sistan diversi dall'Istat, anche lì sarebbe un altro strumento dove trovare. Devo cercare i dati appunto, che l'utente necessita e ovviamente, se possibile, integrarlo anche col portale dati.istat.it con qualche link, insomma, con una certa visibilità. Perché spesso, ecco, il primo step è proprio quello, far vedere all'utente i dati che ci sono. Perché devo dire, la metà di richieste dati che riceviamo come MEF, Dipartimento delle Finanze, riguarda dati che in realtà già ci sono, quindi si tratta soltanto di indirizzare l'utente al giusto luogo dove questi dati sono diffusi. Per il resto, quindi in primis direi questo, cercare un luogo unico di veicolazione in modo che l'utente riesca a raggiungere i dati che ci sono. Inoltre, invece, quello di intercettare la domanda vera di dati ancora non disponibili, si potrebbe innanzitutto valorizzare proprio gli uffici di statistica che spesso ricevono richieste dagli utenti, quindi diciamo quell'altra metà di richieste che invece non riguardano dati già presenti, ma dati che effettivamente non ci sono. E quello magari, ecco, potrebbe essere come primo front office. Con l'utenza, proprio valorizzare il front office degli uffici di statistica, quindi scambiarsi periodicamente le necessità rilevate tramite proprio le richieste dati che spesso arrivano, richieste dati, richieste di chiarimenti, eccetera, per far sì che anche altri uffici di statistica possano far tesoro di questa domanda. E attrezzarsi di conseguenza. Faccio un esempio solo per contestualizzare. Recentemente abbiamo pubblicato dei dati statistiche IRPEF su base subcomunale, quindi per le grandi città metropolitane siamo andati a diffondere i dati per CAP e questo l'abbiamo fatto a seguito delle richieste degli utenti. Ha avuto un buon successo rispetto ai ricercatori e quindi magari ecco, questo è un esempio mediante il quale abbiamo visto che proprio la richiesta dell'utente all'ufficio di statistica può veicolare una risposta. Ecco, grazie. Perfetto, grazie. Valentina, cosa vuoi aggiungere? Allora, mi trovo pienamente d'accordo con Paolo sulla necessità appunto di fornire una visione congiunta, diciamo, di ciò che la statistica pubblica produce e di farlo tramite un unico strumento, nel senso che appunto uno dei problemi che anche io ho riscontrato è l'eccessiva dispersione dell'informazione.
che crea appunto difficoltà nel reperire un'informazione, e poi si pensa appunto che quell'informazione non c'è, invece l'informazione c'è, ma non si è in grado di sapere dove, in quale sito istituzionale è nascosta. Quindi l'ampliamento del progetto Hub della Statistica Pubblica, che sappiamo allo stato attuale essere appunto un data warehouse, fondamentalmente dove vengono fornite dati aggregati, estendere questo progetto e dare la possibilità all'utente di consultare anche prodotti che siano, ad esempio, paper, report, piuttosto che informazioni su come accedere fare richiesta per accesso a microdati, ma che sia un luogo unico della statistica pubblica, in cui appunto tutti i soggetti possano inserire la propria informazione, secondo me è davvero rilevante. E questo permetterebbe anche in qualche modo di promuovere e valorizzare tutto il lavoro che c'è dietro il SISAN, dietro il PSN, lavoro coordinato e principalmente svolto da Istat, ma a cui contribuiamo anche noi, che comunque se poi facciamo una riflessione su questo, ci rendiamo conto che è poco visibile, e quindi invece uno strumento basato sui prodotti potrebbe dare anche merito e visibilità, diciamo, alle attività che vengono condotte e che sono di back office. Per tornare invece alla questione della Commissione degli Utenti dell'Informazione Statistica, io partecipai a suo tempo come utilizzatore, diciamo, in questa commissione, in rappresentanza ovviamente dell'INAPP, e in effetti fu un'esperienza che io notai un po' carente in termini proprio di efficacia, nel senso notai che non c'era veramente un collegamento tra poi l'esito di questi incontri tematici che venivano fatti e il lavoro di programmazione dei circoli. Quindi sicuramente ciò che si dovrebbe fare è rafforzare un ponte di collegamento tra utilizzatori che non sono anche produttori e produttori, perché poi il collegamento c'è solo laddove, diciamo, un soggetto riveste entrambi i ruoli. Non credo, diciamo, che riproporre una commissione degli utenti così come è stata pensata sia utile, e forse è anche un po' difficile pensare al coinvolgimento di utenti all'interno dei circoli, visto che il lavoro dei circoli è già molto complesso e dovrebbe adesso focalizzarsi, come abbiamo appena detto, a cercare una maggior collaborazione tra i produttori. Quello che penso è che comunque dobbiamo anche in questo caso riflettere su possibili canali di ascolto e strumenti di raccolta delle esigenze che siano anche virtuali, che sfruttano la tecnologia e che poi vengano utilizzati in maniera concreta e sostanziale nell'attività di programmazione. Grazie. Grazie, grazie a voi. Sinceramente avete dato degli spunti di altissima qualità sui quali dovrò lavorare nei prossimi mesi, visto il mio ruolo specifico all'Istat. Quindi vi ringrazio molto di aver partecipato. Colgo l'occasione per ringraziare anche chi ha voluto seguire questa conversazione in diretta. Comunque, per chi non avesse potuto, la registrazione resterà disponibile al link della conferenza e sul canale YouTube dell'Istat. Detto questo, auguro buon lavoro a tutti. A presto. Grazie, a Grazie, presto. arrivederci.